Buongiorno, ho già fatto colazione, già tutto, già quasi tutto smontato, manca solo il telo. Il sito è questo, la volta scorsa avevo dormito qua sopra, però ieri sera ho deciso di dormire qua perché appunto c'è questo riparo dal vento. E vabbè, non è il massimo perché ho in vista un po' di queste case, ma in realtà sono quasi tutte vuote, c'è solo un appartamento quello che aveva la luce. E poi adesso è appena passata una ragazza con un cagnolino di nome Agua che mi ha visto qua e non era molto contento il cagnolino. Allora è venuto qui un po' a abbaiare e poi dopo abbiamo fatto, non dico amicizia, dai, però dopo no, la tipa era super tranquilla. E quindi niente, dai, ho finito internet e il video di ieri si stava caricando ma si è interrotto, quindi la missione di stamattina è capire come ricaricare il numero spagnolo. Quindi adesso smonto todo, vado giù e alle 8:30, cioè tra mezz'oretta, poi dopo apre il mio baretto lì, vado a recuperare il power bank che ho lasciato ieri e faccio la seconda colazione. Perfetto, ho fatto tutto, ho caricato il cellulare, ho fatto colazione. Tutto quanto, quindi ciao Andalusia, spero di rivederti tra un po' alla fine del giro del mondo. Ciao Bar La Sombrilla, grazie mille. Hasta luego. E grazie sitio per la notte. Ora io questo si ferma, grazie. E niente, da qua tra pochissimi chilometri entro nella Murcia e quindi ufficialmente ciao Andalusia di nuovo, grazie, grazie di tutto. E voilà, Comunidad Autonoma Regione Murcia. Aguilas. Oh là là, botta di stanchezza, però bene perché appunto come dicevo sto imparando a fermarmi. Quindi è già un paio d'ore che sono qua, ho trovato questo posto almeno che è riparato dal vento e ho cucinato, mangiato, qui c'è la basura, sto sistemando un po' il cibo che avevo del cibo vecchio scaduto, così almeno alcune cose le ho buttate. E adesso voglio provare a smontare tutte le borse, togliere tutto e così posso ribaltare piga e provare a registrare meglio il cambio perché comunque mi sta dando un po' di problemi. Dai, provo. Boh, non so cosa ho fatto, però adesso ho fatto un giro qua e sembra funzionare. Speriamo bene, dai. E l'ho fatto un giro qua in sotterrato scarica e devo dire di andare piano perché non siamo abituati ad andare scariche, parte l'impazzata. Va bene, dai, adesso vi do una pulita, che è tutto un po' un lio qua, però boh, mi sembra che funzioni un pochino meglio, anche se comunque qua è tutto vecchio, quindi è tutto un po' strano. Vabbè, dai, gli do una pulita e rimonto tutto e poi aspetto magari ancora un pochino qua, poi provo a ripartire almeno per spostarmi un pochino per la notte, fare anche poco, provo. Todo listo, figa, l'ho sistemata, adesso vediamo, magari non funzionerà mai più niente. Comunque questo è il posto dove mi sono fermata, c'è una casa, è un peccato, è tutta distrutta, abbandonata, però è perfetta, c'ha due bagni, il piano di sopra, ho esplorato un pochino. È un peccato vedere tutto sto abbandono. E noi ci siamo rifugiati qua perché era il posto più riparato dal vento, almeno per cucinare. Dai, ripartiamo un pochino, vediamo cosa succede. Piga, il cambio adesso è bello pulito. Ho sgrassato anche la catena, l'ho ringrassata. E vediamo, o non funziona più per niente, o dovrebbe essere migliorato, oppure uguale. Non so cosa siano,
Ma c'era un cartello con scritto vietato camminare sulle dune fossili. In effetti è un tipo di roccia, è come se la sabbia si fosse sedimentata e fosse diventata roccia. Comunque il cambio funziona molto meglio per il momento, sono molto contento di questo. Oh, mi sa che ho sbagliato strada. Porco Giuda, ogni volta. Ah, adesso guardo, comunque qua un altro mare di serre, però questo è più piccolo. No dai, alla fine si esce bene, salve. Ogni tanto saluto in italiano. Asphaltation. E luego paraia, ricomincia la strada. Non so che giro ho fatto, ma vabbè dai, ce la prendiamo così. Dai biga. Let's go. Comunque non sono serre queste, sono per le piantine piccole, penso. È un mare di plastica, Quando si pensa che mangiare verdura sia ecologico. Insomma, mi sa che se qua poi le butta via tutta la plastica ogni stagione. Vabbè, è strana, che sensazione strana. Non lo so, fa riflettere. Dovremmo comunque forse rivedere un po' tutto del nostro mondo moderno. Vabbè, dai, discorsi un po' troppo complessi che magari mi piacerebbe mettere insieme, appunto, mi piacerebbe una volta tornato a casa rimettere insieme un po' tutte queste riflessioni, il viaggiare in bicicletta rispetto al viaggiare con i mezzi che consumano benzina e l'impatto ambientale dell'uomo, ci sarebbe tanto da riflettere. Vabbè dai, questa è tutta lattuga. A me viene una fame quando passo da questi posti qua così pieni di verdure. Mi avrebbe voglia di prendermene su una e mangiarmela. Però non l'ho mai fatto in tutti questi mesi. In emergenza lo farei, ma visto che ancora non ho emergenza. Comunque, dai. In questo breve tratto c'è il vento dietro, quindi sfrutto un attimo. Metto la marcia lunga e spingo. Posto, sì, ti ho trovato, come previsto ho fatto pochi chilometri, però sono molto orgoglioso del posto. Ta-da! Bici, tenda e vabbè, qua c'è passaggio così, siamo abbastanza riparati dal vento e sono molto orgoglioso del fatto che così a occhio ho detto ma ci starà? Giusta, Adesso ho montato solo la zanzariera, poi vediamo, se voglio metto anche il telo sopra, comunque ci sta perfettamente al pelo, ma perfettamente. È bello, dai, Mowgli, mi sento Mowgli. Sento un po' il libro della giungla. Dai, che bello. Forse è l'accampamento più bello che ho fatto finora. Dai, faccio un selfie e poi mi bevo una birretta, mi rilasso un attimo e poi faccio il montaggio. Che bello, che bel posto, guarda che bello che è sto albero.
tutto bello nascosto. La strada passa di là, non si vede. Stavo cadendo, perfetto. Ah no, volevo fare una foto, ho fatto un video, vabbè, che imbecille. E poi il bello di questa tenda è che è così in versione estiva, solo zanzariera, cioè va che spettacolo. Io sono dentro la tenda e va che spettacolo, cioè vedo tutto fuori, è una cosa incredibile. Pura magia. Pura magia, guarda, sono felice, adesso mi riposo. No, ecco che mi dimentico sempre, volevo dire, se ti è piaciuto questo video, metti un like, se non ti è piaciuto, metti un dislike e in ogni caso, molto importante, per favore, iscriviti al canale, subscribe, campanella e todo quanto listo. Grazie.